È vergognoso quello che sta accadendo. È furioso il presidente della regione per il taglio nella fornitura delle dosi di vaccino anti-Covid deciso dalla Pfizer che rischia di avere conseguenze disastrose sulla campagna vaccinale. È vergognoso che ci venga detto che ci vengono sospese le forniture del 53%. Il Veneto, assieme ad altre regioni come Emilia-Romagna, Friuli, Venezia, Giulia, risulta particolarmente penalizzato e la campagna vaccinale Continua Zaja subirà uno stop con conseguenze da quantificare. Se ci venisse messa in discussione la fornitura della prossima settimana, anche di un solo vaccino, lo dico ai signori Pfizer, noi non riusciamo più a vaccinare con i richiami. Questa settimana prosegue Zaia, con qualche accorgimento si potrà attutire il danno con le dosi accantonate, ma solo per i richiami. Cioè vuol dire che la campagna vaccinale è sospesa. Ci rendiamo conto. Cioè noi faremo solo la seconda dose a chi ha già avuto il vaccino. Cioè creiamo un buco quantomeno di una settimana nelle vaccinazioni e se la prossima settimana non mi arrivano i 38.000 dosi a 5 o 48.000 a 6 non mi arrivano le dosi del programma, non si vaccina. La Regione, rinfara il Presidente, non ha contratti con la Pfizer ma è parte lesa e sta pensando ad una qualche azione. Noi stiamo pensando di tutelarci, non so come faremo, ma lo faremo. Altra questione bollente di queste ore è la scuola. Anche in Veneto, un gruppo di 17 genitori ha presentato ricorso al TAR contro l'ordinanza regionale che chiude le scuole superiori fino al 31 gennaio. E poi c'è il parere del CTS sulle riaperture chiesto dal ministro Speranza. Secondo il comitato tecnico-scientifico, le riaperture delle scuole sembrano relativamente sicure se si rispettano le regole, anche se vi sono significative differenze per la situazione epidemiologica delle regioni. Noi ci adegueremo a pareri, a ordinanze o altro a livello nazionale, solo se la condizione sanitaria sarà ovviamente utile a sostenere questa tesi della riapertura. La questione sarà al centro di una riunione tra le regioni, ma il parere del CTS Continua a Zaia smantella il modello dei colori delle regioni. C'è questo parere che a questo punto smonta anche la costruzione delle zone. Perché le zone, la zona gialla prevede la chiusura delle scuole superiori, la zona arancione prevede la chiusura delle scuole superiori, la zona rossa prevede la chiusura delle scuole superiori e della seconda e terza media. Quindi se tu dici che comunque tutte devono essere riaperte, vuol dire che si rivede anche tutto il modello delle zone.